Il maestro del re, un racconto su Paolino d'Aquileia. Ah, che disastro, pensava tra sé il maestro guardando il suo allievo. Possibile che quelle mani, così veloci con la spada, siano tanto lente nella scrittura? L'allievo in questione era Re Carlo, futuro imperatore del Sacro Romano Impero, conosciuto da tutti come Carlo Magno. Il maestro invece si chiamava Paolino ed era nato in Friuli tra il 740 e il 750. Se vi state chiedendo perché non conosciamo l'anno preciso, ecco la risposta. A quei tempi non sempre c'era qualcuno che annotava la data in cui nasceva un bambino. Fu grazie agli insegnamenti del maestro Paolino che Re Carlo imparò a leggere. Sapeva anche scrivere il suo nome e si firmava Carlus, perché a quei tempi la lingua in uso era il latino. Paolino arrivò alla corte di Re Carlo, ad Aquisgrana, verso il 777. Era talmente bravo che ben presto diventò maestro ufficiale di grammatica alla scuola palatina, cioè la scuola del palazzo imperiale. Qui insegnò per molto tempo latino e greco ai figli maschi delle famiglie più nobili. Per tutta la sua vita fu un uomo di fiducia e un grande sostenitore di Re Carlo e compose diverse poesie per celebrare le sue vittorie. Scrisse anche un trattato sulle virtù e i doveri dell'uomo, una specie di manuale pieno zeppo di consigli, come andava di moda all'epoca, il Liber Exhortationis, cioè il libro delle esortazioni. Anche Re Carlo stimava molto il suo maestro e nel 787 decise di nominarlo patriarca di Aquileia. Così quell'anno Paolino lasciò Aquisgrana e andò a vivere a Cividale del Friuli, dove era la sede del patriarcato. Diventato patriarca, Paolino si accorse subito di quanto lavoro c'era da fare. La chiesa di Aquileia era lontana da Roma e si trovava ai confini dell'impero. Tra i compiti più importanti c'era quello di diffondere la religione cristiana e di convertire popoli che ancora adoravano gli antichi dei pagani, come gli Avari e gli Slavi. Nonostante i tanti impegni, non volle però mancare alla nomina di Re Carlo a imperatore del Sacro Romano Impero. L'incoronazione avvenne la mattina di Natale dell'anno 800 e chissà che emozione fu per lui vedere Papa Leone III che posava la preziosa corona sulla testa del suo allievo preferito. Paolino II di Aquileia morì a Cividale nell'802. Fu fatto santo e oggi riposa in quella che fu anche un po' casa sua, il maestoso Duomo di Cividale del Friuli.